Mario Vollo. Ecco, mister Nazareno, visto che c'è questo rapporto fra me e te da tanto tempo, una vittoria importante questa, tutte sono importanti, però stadio chiuso, tante polemiche, la paura magari di non farcela senza i propri tifosi, la quarta vittoria consecutiva, c'erano tanti aspetti nel percorso di crescita di questi ragazzi che oggi hanno dato l'ennesimo risposto, ormai non lo subiscono più, possiamo dirlo, no? Hai detto giusto, hanno fatto anche stasera un qualcosa di fenomenale. Non era semplice giocare in uno stadio così, soprattutto che venivamo da tre vittorie, quindi con la pressione insomma anche del risultato, però noi siamo tranquilli, consapevoli, con lo zaino bello vuoto e scaliamo la nostra montagna. E i ragazzi sono stati veramente, cioè hanno fatto qualcosa di unico, per 80 minuti io penso che il Taranto non ci abbia messo mano, ma no, perché non voglio dar merito al Taranto, e poi negli ultimi 10 minuti ci sta che tu possa soffrire, loro hanno cambiato 2-3 moduli, mettevano questa palla lunga, ma per 80 minuti penso che a livello tattico siamo stati devastanti, anche con la scelta del mister di mettere Mignanelli a destra che nessuno se l'aspettava, è stato un qualcosa di unico, perché loro si aspettavano Mignanelli a sinistra sicuramente, invece l'abbiamo messo come quinto punto fisso a destra. I tre dietro, quindi loro ci avevano battezzato con la difesa a 4, quindi sono cose che noi proviamo e ci mettiamo tutta la settimana, anche se abbiamo avuto poco tempo per preparare queste tre partite di fila, però penso che le prepariamo sempre nella massima potenzialità dello staff. Voglio fare i complimenti alla società, a questi ragazzi che anche stasera hanno messo cuore, anima, gamba, cuore, tutto, non c'è da dire nulla. Voglio fare i complimenti all'arbitro, perché non era neanche semplice neanche per l'arbitro arbitrare in un contesto così. È anche giusto dare merito anche quando c'è un arbitro che riesce ad arbitrare nella maniera giusta anche durante una partita così difficile. Mario Di Capo. Mister, il secondo allenatore consecutivo avversario che sentiamo dire e che Sabbia non ha mai tirato in porta, abbiamo dominato la partita, ti dico quello che abbiamo dominato la partita, c'è stata poca educazione e c'era un rigore nettissimo per il Taranto. Non so, ma adesso panico nel primo tempo, io, cioè volevo capire, cioè, ma rigore, anche su quello che ha detto. Ma rispetto il pensiero del mister del Taranto, ci mancherebbe. Io ho visto Demba non aveva fatto neanche una parata. Noi magari non si è fatto dei tiri, delle occasioni nitide da gol, abbiamo creato tanto, abbiamo messo tanti cross. Ricordo l'occasione di Buio su colpo di testa quando si è buttato sul primo palo, l'occasione di Romeo che ha stoppato la palla, cioè, quindi il colpo di testa di Romeo, abbiamo avuto altre occasioni, quindi ripeto, il calcio è anche bello perché poi ognuno la vede a modo suo. Per quanto riguarda il discorso dell'educazione, non so cosa sia successo, quindi non mi permetto di giudicare, ma anche se ci fosse stata qualche scaramuccia, sono cose che fanno parte del calcio, a fine partita ci si stringe la mano e siamo amici tutti come prima, per quanto mi riguarda sembra anche questo. Poi io penso che la vittoria della Juve Stabia sia meritata, perché la Juve Stabia è partita fin dall'inizio, fino al 97esimo, con l'acceleratore al massimo, e penso che non ci sia nulla da riferire. Io salvo. Mister, buonasera. Sicuramente stasera dormiremo tutti di più e sogneremo ancora Itaca. Il morso sul metro, il morso dell'animale ferito, è stato capace stasera veramente di qualcosa di grandioso, lasciando poco spazio e poche possibilità appunto a questo Taranto che, come lei ha preannunciato prima, noi non abbiamo visto se non in quel gol. Come morderemo ancora per le prossime? Ma penso come stiamo facendo fino ad ora. Io penso che questi ragazzi tutte le partite ci mettono morso, cattiveria, morso sul metro, cuore. Bisogna anche dire che abbiamo incontrato una squadra che era costruita per provare a vincere il campionato. Ci hanno 6 attaccanti, un parco attaccanti devastante. Davanti oggi hanno giocato Simeri, Canutè e Bifulco. Fuori ci avevano De Marchi, Orlando, Fabbro, cioè tutti i giocatori che in altre squadre di C1 giocherebbero tutti i titolari, quindi poi averli, se non sbaglio, a 15-16 punti di distanza è un onore per noi. Noi stiamo facendo qualcosa di incommiabile, i ragazzi domenica dopo domenica stanno facendo qualcosa di strepitoso.
Ale Giusti. Salve mister, buonasera. Volevo chiederle, questa scelta iniziale del 3-4-3, questa impostazione tattica, ecco, di mettersi a specchio rispetto al Taranto, come nasce? Era per prendere, per un po' sorprendere gli avversari che magari non si aspettavano questo atteggiamento iniziale? Ma noi durante la settimana, ripeto, non abbiamo avuto tantissimi giorni per poter lavorare come facciamo da domani per preparare la partita di Foggia. Abbiamo preparato la partita studiando l'avversario, abbiamo cercato di fare delle scelte tecniche e tattiche diverse da altre partite e penso che oggi si sia notata la scelta tecnica e tattica di Vignanelli, che loro non se l'aspettavano sicuramente che potesse giocare largo lì a destra. Ma non era una cosa a specchio, quindi noi prepariamo le partite per il credo calcistico del mister, con delle giocate ben codificate, e credo che i ragazzi, ripeto, è giusto elogiarli perché siamo alla 31esima partita e stanno facendo domenica dopo domenica, settimana dopo settimana, qualcosa di veramente unico. Donna Dumma. Buonasera mister, qualcosa di unico perché è legato anche alla condizione fisica sempre crescendo, la squadra anche sotto il secondo tempo diluvio è finito praticamente correndo fino alla fine. Questo è un altro set di crescita della squadra che già da qualche settimana sta facendo vedere questo. E poi devo chiedere, da qui in avanti adesso torna il campionato in versione normale, c'è cioè, la settimana tipo, meglio rispetto a... Sì, questa è una cosa fondamentale, abbiamo più tempo anche per recuperare le energie, di preparare le partite nel miglior modo possibile. E avevi detto, scusa? Settimana importante, poi lo set fisico. I ragazzi, come li vedete giocare, si allenano, quindi è una conseguenza poi del lavoro settimanale che lo riporti la domenica. E calo fisico non c'è mai stato durante l'anno, quindi vuol dire che lo staff sta lavorando bene, il preparatore atletico è preparatissimo, ma il motivo principale è perché, come li vedete giocare la domenica, dal martedì al sabato fanno le stesse cose che poi riportano la domenica. Donofrio. Andrea, questi tre giorni stati d'animo incredibile, dalla delusione per la situazione dello stadio chiuso, Benevento che comunque rallenta, poi i tifosi che vi accolgono fuori, insomma, vengono lì ad incitarvi fino ad accompagnarvi allo stadio, una vittoria importante, insomma, quanto è stato difficile anche gestire tutte queste emozioni e quanto pesa questo successo anche sulla classifica? Ma ci sono ancora 7 partite, tutte difficilissime sia per noi che per gli altri, noi bisogna pensare a noi, gli altri poi ci penseranno loro. E non era facile, la situazione sicuramente non era facile perché non era giusto, era giusto giocare con 6.000, 7.000 persone perché anche i tifosi si stanno meritando qualcosa di unico, perché ci stanno vicino dal 19 luglio, da quando siamo partiti per andare in ritiro e non ci hanno mai fatto mancare il loro apporto, quindi anche giovedì erano 1.500 persone a Latina, di giovedì è una cosa molto difficile vedere sui campi di C1, quindi c'era dispiacere anche per loro, quindi i ragazzi ci hanno messo qualcosa in più anche per la società, per questa gente che meritano veramente l'impegno che stanno mettendo i ragazzi durante gli allenamenti e durante le partite. Di Maio. Nazareno, ciao, buonasera. Qualche settimana fa mister Pagliuca disse che in occasione dei turni ravvicinati in precedenza la quest'anno aveva perso qualcosina per strada. Ecco, questo rappresenta un ulteriore step di crescita, 3 vittorie su 3 che poi vanno ad aggiungersi a quella con la Turris per un po' che era netto. Questi ragazzi tutte le settimane crescono, quindi abbiamo fatto anche quest'altro, diciamo, piccolo record di 4 vittorie di fila che non si erano mai fatte, e anche vittorie ravvicinate lunedì, giovedì, e quindi un'altra cosa, un altro tassello del nostro mitico puzzle, e quindi penso che questi ragazzi, ripeto, non voglio essere ripetitivo, stanno facendo qualcosa veramente di stratosferico. Ultima soc. Ecco, spontanea e secca ovviamente, insomma, cosa vi siete detti durante l'intervallo che poi ha fatto sì che ha tirato fuori quella grinta giusta dei ragazzi che per di più in pochissimi minuti, per mille secondi, sono riusciti a sbloccare. Di entrare, di continuare a giocare il nostro credo, il nostro calcio, e di non essere frenetici come è successo magari in altre occasioni. Ovviamente abbiamo trovato squadre un pochettino più chiuse del Taranto. Il Taranto è venuto a giocarsi la sua partita e
ci avevamo più spazi anche per trovare le nostre idee di calcio, quindi siamo entrati in campo consapevoli che potevamo sbloccarla subito, come potevamo sbloccarla nei 5-6 minuti di recupero che ci sarebbero stati. I ragazzi sono stati bravi a farlo prima, abbiamo sofferto gli ultimi 10 minuti tra il recupero e dall'88esimo in poi fino ai 6-7 minuti che ha dato l'arbitro, perché con queste palle lunghe poi il campo pioveva, poteva una spizzata, una scivolata, poteva succedere di tutto. I ragazzi sono stati bravi a compattarsi e a portare in fondo un risultato importantissimo. Grazie.